tutti, oggi una video review che sono sicura interesserà molti di voi, interessava tantissimo anche me ed è per questo motivo che mi sono sbrigata a provare questi prodotti perché mi incuriosivano tantissimo. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dei Metal Shock di Essence, la polvere per ottenere l'effetto specchio sulle unghie e il suo relativo top coat. Questi non vengono venduti insieme, quindi non è che vengono venduti come kit, sono venduti separatamente, però ovviamente visto che sono della stessa linea li ho acquistati entrambi per utilizzarli insieme. Allora, inizio questa recensione dicendo che nel corso del tempo ho provato diverse polverine per ottenere l'effetto specchio sulle unghie naturali, attenzione, quindi sullo smalto tradizionale. Le stesse polveri sullo smalto tradizionale, mentre invece ovviamente su un semipermanente o su una ricostruzione lavoravano benissimo. Per questo motivo, non appena allo stand di Essence ho visto questi prodotti, me li sono presi subito. Però ovviamente non sapendo come potessero lavorare, ho preso un solo colore, quello classico argento, perché c'erano anche di diversi colori. Vi leggo il modo d'uso riportato dietro la confezione. Applica uno smalto trasparente o un top coat e lascia asciugare per circa un minuto. Ovviamente sull'unghia naturale non andiamo a mettere un top coat, ma una base, mi raccomando, molto importante, perché hanno proprio funzioni diverse. Quindi Essence, facciamo attenzione. Quindi applica una base trasparente, lascia asciugare per circa un minuto. Distribuisce una piccola quantità di pigmenti sull'unghia picchiettando con le dita, massaggia delicatamente fino ad ottenere una superficie dell'unghia liscia. Sigilla con Essence Metal Shock smalto unghie top coat fissante, lascia asciugare bene ed elimina i residui risciacquando con acqua. Attenzione, non ingerire, non inalare, eccetera 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 eccetera. Ok ragazzi, l'ho fatto, ho provato a farlo sia con una base trasparente sotto sia con lo smalto nero sotto, perché in genere qualunque video tutorial che troviamo online vengono fatti con lo smalto nero di base, che ovviamente permette di ottenere un effetto molto molto più intenso. L'applicazione è super semplice, effettivamente basta applicare la polvere sull'unghia, massaggiare proprio delicatamente come riporta lì la confezione e si ottiene questo bellissimo effetto specchio. Fin qui ci siamo ragazzi, fin qui ci siamo. Il problema, come sempre, come con tutte le polveri, arriva nel momento in cui andiamo a mettere il top coat. Nello specifico questo top coat non va, ha una strana consistenza, ha una strana colorazione, soprattutto sembra quasi, non so se avete presente la colla per i foil, che sembra quasi colla vinilica diluita, ecco, ha esattamente quel colore lì, asciugandosi tira e va a crepare questo film effetto specchio che si è creato quindi sulle unghie. Ho provato a farlo asciugare in diversi modi, applicandolo, aspettando un minutino e andando sotto l'acqua per velocizzare i tempi di asciugatura, lì proprio no, cioè delle crepe incredibili. L'ho rifatto, quindi ho tolto tutto, ho rifatto, ho lasciato asciugare così all'aria semplicemente, e anche in quel caso lì fa le crepe. Il problema qual è? Uno potrebbe dire ok, proviamo con un top coat tradizionale, ma ovviamente nel momento in cui andiamo a fare una cosa del genere, quel top coat lo dobbiamo destinare solo ed esclusivamente a questi glitterini, perché si riempie di glitter e poi andrà a rilasciare questa polvere glitter anche sugli altri smalti, e quindi ovviamente non è insomma proprio il top come cosa, nel senso compro un top coat specifico, mi piacerebbe che funzionasse, no? E invece no, questo proprio non funziona e anzi danneggia proprio la situazione. Il problema qual è? È che appena applicata la polverina l'effetto è stupendo, stupendo, proprio bellissimo, che se restasse così sarebbe meraviglioso, ma con il top coat sopra, ora tralasciando questo che proprio non ci siamo, con il top coat sopra purtroppo si perde questo bellissimo effetto specchio, quindi anche con questi solito problema. Un'ottima polvere che sicuramente funziona benissimo con il semipermanente, quindi con il gel, con la ricostruzione in generale, secondo me sarà perfetto, però sullo smalto tradizionale non si ottiene proprio quell'effetto specchio stupendo. Altra nota negativa ragazzi, se lo comprate, se lo provate, se magari volete utilizzarlo appunto sul semipermanente o semplicemente se lo volete provare, quello che vi consiglio è di mettere sul piano tanta carta, ok? Non l'asciugamano, ma la carta che dopo prendete, accartocciate e buttate, perché questa polverina ovviamente è sottilissima, va a finire ovunque. Io ho ancora polverina ovunque, perché ovviamente è una polvere sottilissima, e ragazzi già per toglierlo dalle unghie non potete capire, sul piano io ho pulito, ripulito, ripulito in tutti i modi, e questa polverina è come se avesse proprio aderito al mio piano, quindi ho il piano glitter adesso, il mio tavolo ha questo film glitter e non lo so, non lo so. Quindi ecco, mi raccomando, prestate veramente molta 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 attenzione. Alla fine di tutto voi direte ok, che cos'è quello smalto che hai sulle unghie? Volevo quell'effetto metal, non sono riuscita ad ottenerlo in questo modo, quindi ho utilizzato questo smalto di Diego Dalla Palma, che è della collezione natalizia peraltro, e questo si chiama Silver Mirror.
Mirror, appunto. Se vi interessa il numero 334, è molto carino come effetto, mi piace, perché non è quel classico smalto metallizzato con i glitter, io li odio quelli. A mio avviso molto molto bello, e peraltro questa è una sola passata, quindi ecco, diciamo che ho sopperito la mia voglia di smalto mirror in questo modo. Lo so, non è esattamente la stessa cosa, però sono comunque soddisfatta, decisamente un modo molto 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 più veloce e più pulito tra virgolette, perché appunto non sporchiamo tutto. Quindi ragazzi, sappiate che se volete provare questi dovrete avere veramente molta pazienza poi anche per andare a ripulire e per togliervi tutto quanto il glitterino dalle unghie, perché ovviamente si andrà ad insinuare tantissimo qui nel giro cuticole. Fatemi sapere nei commenti se l'avete già provata con un semipermanente o con una ricostruzione, come si è comportata questa polverina, perché secondo me funziona molto bene. Fatemi sapere anche se l'avete provata con un top coat tradizionale che non sia questo suo specifico, e appunto come si è comportata in quel caso lì, se rimane quel bellissimo effetto specchio o se un pochino appunto si perde. Niente, comunque questo è davvero tutto, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Muah!